Mi chiamo Vincenzo Chielli, per quelli che non mi conoscono, e la mia attività, io sono avvocato e svolgo anche le funzioni di magistrato onorario presso il Tribunale di Lanciano e ovviamente uso il computer e la tastiera ovviamente per lavoro come moltissime persone e in maniera assurda è capitato che mi si ruppe la tastiera qualche mese fa. Siccome giustamente dovevo comprarla perché dovevo lavorare, mi sono recato, ed ecco il motivo per cui poi ho cominciato a scrivere il libro, mi sono recato in un negozio per comprare la tastiera, l'ho comprata via wifi perché non sopporto i cavi sui tavoli e tornando a casa ho provato appunto per vedere se anche questa nuova tastiera funzionasse o meno rispetto a quella che stavo buttando. E messo così, ho cominciato a scrivere una frase, che poi sono le prime 4-5 righe del primo capitolo del libro che ho scritto, appunto il vino rosso sangue di Ami. E come ho completato questa frase, mi si è accesa la luce. Cioè io ho visto tutto il romanzo che poi nell'arco di 2-3 mesi ho scritto in quell'istante in cui stavo provando la tastiera. E quindi di getto, ovviamente nei ritagli di tempo, però mi era così di getto e di stillo che mi venivano i capitoli come se fossi un fiume in piena, ho realizzato questo romanzo storico ambientato in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale, e dove protagonisti sono due ragazzi il cui amore nasce tra i banchi di scuola, poi il fidanzatino parte per il servizio militare appunto per salvare la Francia dall'invasione tedesca. E si susseguono una serie di vicende romantiche, poetiche, a volte anche erotiche, perché c'è anche un capitolo dedicato un po' in maniera soft all'erotismo, con un finale, diciamo che lascio ovviamente ad ogni lettore per non fare lo spoiler, di quello che è appunto l'epilogo di questo romanzo. È il mio primo romanzo. Sono un non scrittore, perché ovviamente come vi ho anticipato faccio tutt'altro, però sta riscuotendo un grande successo di pubblico, me l'hanno subito pubblicato, io ovviamente ho presentato il manoscritto a 4-5 case editrici e tutte me l'hanno accettato, ovviamente poi io ho fatto la mia scelta e mi sono accasato con la Cubera Edizioni, che è una casa editrice nuova, laziale, di Roma nello specifico, che ha sposato questo mio progetto e di conseguenza dal 14 luglio questo libro è disponibile su Amazon, sulle altre testate online, nonché nelle librerie richiedendole ovviamente con il codice ISBN che è presente dietro al prezzo di 12 euro, ma non è quello. E il libro è un libro che di 104 pagine, quindi si legge in un pomeriggio. Il mio slogan era, per quanto riguarda questo libro, era di leggerlo sotto l'ombrellone e di portarselo insieme a una bottiglia d'acqua ed un telo, perché era proprio un motivo per poter passare, ecco, un pomeriggio fresco sotto l'ombrellone a leggere questo romanzo che a mio avviso è molto carino, simpatico e amorevole. Quindi invito tutti i miei amici lettori e non a comprare questo libro, che ripeto è già in vendita in tutte le librerie dal 14 luglio.